ragazzi, benvenuti a questa terza settimana di novembre, seduta resistenza. Spero tutto bene, spero che i nostri allenamenti siano di vostro gradimento. E noi, come sempre, siamo pronti a partire. Allora, programma di oggi, abbiamo detto resistenza. Come al solito, faremo 15 minuti di riscaldamento suddivisi in tre parti da 5 minuti. 5 minuti fondo lungo, 5 minuti fondo lento e 5 minuti fondo medio. Tutto a 90 rpm. Facciamo una cosa da subito che potete provare a fare in tutti i prossimi allenamenti, almeno quando il riscaldamento è fatto in questo modo. Chiudiamo gli occhi e pensiamo solo al gesto della pedalata rotonda, ora che non serve troppo impegno muscolare. Pronti? Via! Concentriamoci sul gesto della pedalata rotonda per 3 minuti. Pensiamo al gesto. Concentriamoci sul gesto tecnico. Spingo, gratto e tiro. Meno di un minuto. L'ho dovuto sbirciare, eh? Voi no, voi continuate con gli occhi chiusi. Ok,
aumentiamo il rapporto, andiamo a fare 5 minuti di fondo lungo, di fondo lento, sempre a 90 rpm. Due cose sull'esercizio che abbiamo fatto in precedenza. Validissimo esercizio per imparare, per sentire la pedalata rotonda. Si può effettuare, come capirete bene, solo sui rulli. Non è stato fatto comparire nella sezione dei video riguardanti la tecnica pura della pedalata rotonda solo per il fatto che poteva risultare noioso stare un'ora ad occhi chiusi, ma vi posso assicurare che è un esercizio super valido e lo possiamo fare durante il nostro riscaldamento. 5-10 minuti ogni volta, vedete che il miglioramento sarà, se non immediato, poco ci manca. Allora, stiamo facendo di nuovo riscaldamento e di nuovo mi approfitto per parlare dell'esercizio appena fatto. Avrete notato quanto è difficile mantenere la concentrazione su un dettaglio per più di 10 secondi. Dopo 10 secondi, 15, si tende a pensare ad altre cose, perché abbiamo tanti pensieri che ci frullano nella mente. E non è facile rimanere concentrati su una sola cosa. Anche quella è una qualità che dobbiamo allenare. Andiamo a parlare un attimo di quello che ci aspetta. Ne approfitto dopo, ne approfitto adesso, perché dopo, durante l'esecuzione dei veri e propri esercizi specifici per la seduta di resistenza, preferirò rimanere in silenzio e usare solo delle parole chiave per descrivere l'esercizio. Allora, dovremo affrontare 4 salite, le prime due 21 minuti, variando il tipo di impegno fisico, dal medio al veloce e arriveremo anche in soglia. Varieremo anche il numero di RPM. Le restanti due salite, una di 10 minuti, fatta a ritmo costante, fondo medio 80-85 RPM. E l'ultima, sempre di 10 minuti, fatta usando la tecnica del fuorisella. Faremo per ogni minuto 20 secondi in fuorisella e 40 secondi seduto, mantenendo sempre la stessa e lo stesso ritmo di pedalata, che però vi tengo nascosto fino alla fine. Ancora 20 secondi e poi andiamo al meglio per altri 5 minuti. Pronti a cambiare? Via!
ripeto, per chi non abbia magari fatto attenzione e gli altri video magari non li abbia visti, ogni tanto è buono ricordare come sto lavorando, che tipo di lavoro faccio per fare questi video. Parliamo della musica. La musica l'ho messa per due semplici motivi. Il primo, come potete immaginare, è per rendere l'allenamento meno noioso, no? Anche se vi posso assicurare che di questi allenamenti tutto si può dire tranne che siano noiosi e che saranno noiosi. La seconda motivazione è perché si riesce a prendere subito il giusto ritmo di pedalata senza lasciare neppure un secondo. Ci saranno degli esercizi che dureranno 10 secondi e quindi devo sfruttarli tutti. È importante prendere subito il ritmo. Ancora 3 minuti. Ok, siamo quasi a un minuto dalla fine del riscaldamento. Ci prepariamo poi alla prima salita di 21 minuti, che dovrà essere interpretata nel seguente modo. Allora, un minuto fondo medio 80 rpm, 30 secondi fondo veloce 90 rpm. Un minuto, fondo medio, 80 rpm, 30 secondi, fondo veloce, 90 rpm, per un totale di 3 minuti da ripetere 7 volte. Questa è la nostra prima salita. Tra 10 secondi iniziamo. Pronti a indurire il rapporto. Via! Rimaniamo tra
i limiti richiesti dalla nostra zona che è fondo medio. Poi, fra 30 secondi, iniziamo i 30 secondi a fondo veloce, a 90 rpm. Proviamo a lasciare lo stesso rapporto e vediamo se accelerando a 90 rpm il mio battito aumenta e arriva tra l'85 e il 90%. Se non fosse così, aumento il rapporto. Via! A me è andata bene, ripeto, se non riuscite ad arrivare alla frequenza cardiaca richiesta, aumento di un dente o un quarto di giro se sono sulla mia speed bike, o anche mezzo. Guardate voi. Pronti per i 30 secondi a fondo veloce? Via! Cambio e una serie è andata, ne dobbiamo fare altre 6. Piano, senza accelerare. Seguiamo la musica o il mio piede che sta viaggiando a 80 rpm. Tre secondi, via! E ok, di nuovo 80. L'impugnatura è a vostro piacimento, piacere. O la mettiamo sulla piega manubrio, o sulle corna, o in basso, o sulle curve, come volete voi. Io di solito uso questa
per le 80 rpm in questo esercizio e poi vado sulle corna per 30 secondi a 90 rpm. Non è una cosa mia, non è il verbo. Pronti ad accelerare? Via! E la seconda è andata, se non sbaglio. Stiamo iniziando la terza. Via! Allenamento su strada, sicuramente più bello, più entusiasmante, perché vale il panorama, perché l'uscita può essere più lunga, ma vi posso assicurare che il risultato sia su strada che su spin bike o rulli, per quanto riguarda i lavori specifici, è uguale. Pronti a cambiare? Via! Se non sbaglio, stiamo iniziando la quarta. Dicevo, i lavori che facciamo sui rulli non hanno nulla a che invidiare col lavoro sulla strada per quanto riguarda il risultato finale. L'unica cosa che sui rulli manca è il fondo, perché più di un'ora e mezza, un'ora e 40 circa, non possiamo fare. Possiamo arrivare a volte, se vogliamo, alle 2 ore, ma di più no, ti va a intaccare il fisico. Via!
questo motivo che quando usciamo a fare, diciamo, l'uscita, di solito possiamo dire così, della domenica, è lì che dobbiamo puntare alla distanza, se abbiamo ambizioni di fare gare lunghe, diciamo gare in cui ci mettiamo 2 ore e mezza, 3 ore e più. Pronti? Via! Allora, cerchiamo di parlare dei nostri allenamenti. Come abbiamo detto, potete sceglierne di fare minimo 3, massimo 5. Va bene, l'unica cosa è che l'obiettivo sia reale. Non posso pensare di farne 5 se lavoro tutti i giorni fino alle 8 di sera. Quindi ne farò 3, ok, 3, ma per tutta la stagione 3. Poi se ne esce uno in più, ok, ma non posso iniziare facendone 5 e poi sono costretto, o mi rendo conto dopo 1 o 2 settimane, che ne devo fare 3. Quello è sbagliato. Cambio. Io vado un attimo sui pedali, voi rimanete lì. Personale.
via. Un minuto, 80 rpm, fondo medio. Secondi, acceleriamo. Via. Concentriamoci sempre appena possiamo sul gesto della pedalata. Spingo e tiro. E tra i due do una bella grattata. Spero dal video si possa notare quanto sto sudando. Questo solo per farvi capire che non è un video montato, ma è reale. Mi sto allenando con voi. Anche io ci tengo ad arrivare alle massime prestazioni. Cambio alle mie massime prestazioni.
finita la prima salita, recupero 3 minuti, fondo, lungo, mi raccomando, debuta tra 5 secondi, andiamo sui pedali per alleggerire la nostra parte intima, via!
alleggerisco. 90 RPM, fondo lento. Allora, proviamo a rivedere il tutto. Un minuto, fondo medio, 75 RPM. Aumento il rapporto e vado a fare 30 secondi, fondo veloce. Lascio lo stesso rapporto, aumento RPM e vado a fare 30 secondi a 85 RPM. E infine, come sto facendo adesso, scalo, alleggerisco, tolgo resistenza, un minuto, fondo lento, 90 RPM. Pronti a ripartire? 75 RPM, fondo medio. Dobbiamo farne 7. Questa è la seconda. Ancora 10 secondi, al mio via, aumento il rapporto e rimango con le stesse RPM, via! Allora via, lascio il rapporto, 85 RPM, via! Recupero! Ce ne mancano 5. Io sto alla grande nei ritmi richiesti. Spero anche voi. Altrimenti lavorate sui rapporti o sulla resistenza. Pronti? Ritroviamo il rapporto giusto. Via! Ripeto, un minuto, fondo medio, 75 RPM. A mio via, rimango, vado
allontanare, via, mi rapporto, rimango con lo stesso numero di repetate. Allora via, aumento del RPM fino a 85, via. Recupero. E ne abbiamo fatte 3. Ne mancano 4. Io devo. Me lo prendo tutto questo recupero. Dieci secondi. Via. Settantacinque RPM. Un minuto. Fondo medio. Come sempre, vanno via, rimangono invariate, le RPM, aumento il rapporto, 30 secondi, fondo veloce. È qui che ci serve la pedalata rotonda. Pronti, lascio il rapporto invariato, aumento a 85 RPM. Recupero. Mi mancano 3. Ora ditemi se questo lavoro ha qualcosa da invidiare in termini di specificità ai lavori su strada. Ragazzi, molte volte sbaglierò a parlare, magari andando avanti con il tempo sarò più bravo, ma ci sono due componenti
l'emozione di parlare davanti a un pubblico, anche se virtuale, via tanto. E la fatica annebbia la mente. Stiamo iniziando la quinta. 70-75 RPM. Aumento e via, stessa RPM. Pronti? Lascio il rapporto così com'è. E vado 85. Mi alzo un attimo, voi se volete venite con me, altrimenti tranquillamente rimanete seduti. Purtroppo con i rulli questo può accadere perché si suda molto di più che su strada e i pantaloncini diventano molto appiccicosi. Pronti? Vai la sesta! Pronti? Indurisco, stessa RPM. Lascio lo stesso rapporto, 85. And I've been chilling, watching the ocean with you.
recupero. Manca una. Bello faticare. Allora, è certamente importante fare questi lavori rimanendo nelle zone indicate. È normale che se sento che c'è qualcosa che non va, o sono troppo stanco, posso rallentare o addirittura fermarmi. Non ci picchia nessuno, ma se sto bene devo rispettare le mie zone di allenamento. Pronti per l'ultima serie. Spingiamo al massimo bene fino alla fine, poi ci aspettano 3 minuti di recupero, 3 minuti di discesa. Andiamo via, 75 pedalate ancora, aumento il rapporto, via! Secondi, rapporto invariato, 85 rpm, via! Recupero! Potrei farmi pagare per venire a pescare il mio laghetto personale. Spero di aver contato bene. Sì, recupero completo. Sono in discesa. Lasciamo andare le gambe. Io vi consiglio di venire con me. Via! Alleggeriamo la nostra parte intima, la nostra parte bassa. Uomo o donna che sia. Spero mi seguano anche molte donne. Mi seguino altre ragazze, alcune lo so che lo fanno. Spero che siano sempre di più. Questo perché sarebbe un grande risultato per loro lasciare a casa
più uomini di quanto già non ne facciano ora. Ma l'uomo che non vuole questo deve allenarsi, e Workout Seeking Program vi dà l'opportunità di farlo gratis, con delle vere e proprie tabelle di allenamento per noi cicloamatori, per ottenere grandi risultati. Poi ragazzi, alla fine dell'anno avrò torto, ve lo scriverete, ma credo che rimarrà molto molto in bianco la pagina dei commenti negativi. Almeno per quanto riguarda l'efficienza degli allenamenti, del metodo, sicuramente sarà ripreso, perché l'imbroglio nel parlare, ma abbiamo già spiegato il perché, perché magari non sono esteticamente perfetto, e l'abbiamo spiegato, ma lo ripeto, non sono un pro, sono un cicloamatore che fa gare, a cui piace studiare e allenare il prossimo. Allora, prossima salita, 10 minuti a 85 rpm, fondo medio, costante. Pronti? Via! Questa è la settimana di carico più elevato, che si conclude con questo allenamento. La prossima settimana scarico, lavoreremo così come si lavora nel 99% dei casi nel mondo dello sport. 3 settimane di carico, una di scarico. È normale che sappiamo delle gare, non seguirò il programma, almeno se sono gare che fanno parte del mio obiettivo stagionale. Questo è un altro argomento di compensazione, cioè io mi devo fissare, se ho idea, se ho in mente di fare delle gare, degli obiettivi raggiungibili. Non posso pensare di fare 40 gare l'anno e poi, per motivi familiari, collaborativi, ne posso fare solo 5. Allora, diamo un obiettivo realizzabile, magari ne parliamo anche in famiglia, o se vado a scuola cerco di capire l'andamento e quindi decido di farne, non so, 10, quelle 10 so che le posso fare. E saranno il mio obiettivo, e quelle 10, e a quelle 10 ci dovrò arrivare
preparato. Quindi sicuramente la settimana prima farò una settimana di allenamento pre-gara, non seguendo questo metodo, ma pubblicheremo a breve anche quella. Vi ricordo che se avete bisogno delle tabelle da fare su strada, potete inviarmi un'email all'indirizzo che trovate nell'info. Intanto quasi 4 minuti se ne sono andati. Siamo quasi a metà salita. Eccoci qua, metà. Got me holding, holding. Even if my jokes were funny, my
meno di 2 minuti, fondo, medio, 80-85 RPM. Ultimo minuto, pronti, via! Secondi. Della strada, soprattutto quando si va in piedi, sono super mobili. Manca solo una salita, il numero delle RPM ve lo dico appena inizia, anzi lo dico adesso, 70-75 RPM, sarà la verità o sarà una sorpresa? Niente di particolare, solo per passare il tempo. Però una verità c'è. 20 secondi fuori sella, 40 secondi seduto. Iniziare. Ok, 85 RPM, 20 secondi, 40 secondi seduto e 20 in piedi.
pronti, lasciando lo stesso rapporto. Pronti? Via! Giù! Ho dovuto cambiare il rapporto perché non appena salito, quindi ancora non c'era stato il tempo di far aumentare la frequenza cardiaca, era come se stessi ancora seduto, ero uscito fuori dai miei parametri. Pronti per 10 secondi. Pronti, mani sulle corna. Via! Giù! Due! Ne devo fare altre 8. Pronti? 3, 2, 1, via! Giù! Meno 7! Pronti, via! Giù! Stiamo iniziando la quinta, siamo quasi a metà strada. Pronti? 3 secondi, via! Giù! Ottimo, ottimo! Iniziamo a vedere
la cima della montagna. Mancano 10 tornanti, 5, li affrontiamo stando seduti, e 5 sui pedali. Il primo se ne sta andando. Pronti? Via! Mancano 8 tornanti al GPM. Pronti? Via! Sei tornanti. Via! Giù! Meno 4! Bene! Manca la parte più importante della salita. Devo stare al top. Secondi, via, ottavo tornante, giù, manca un minuto, solo due tornanti. Nell'ultimo in piedi aumentiamo la resistenza di un giro o due rapporti nella bici. Pronti? Aumento, via! Cinque secondi! Ok! Recupero! Cinque minuti!
secondo, lento. Mi prendo fiato, mi prendo ossigeno, così posso spiegare bene. O almeno spero. Siamo arrivati alla parte che prevede il defaticamento. 5 minuti, fondo lento, 90 rpm, 5 minuti, fondo lungo, 90 rpm. Abbiamo affrontato 4 sfide, ognuna in un modo diverso, ognuna impegnativa per la sua modalità. Ripeto, niente da invidiare alle uscite su strada se non per l'ambiente che ci circonda. Prossima settimana, settimana di scarico, quindi andiamo ad alleggerire un po' i lavori. Guardate un po' a me, un po', non del tutto. Per qualsiasi informazione per quanto riguarda l'esecuzione degli esercizi, se non vi è chiaro qualcosa, mandatevi un'email, specificate bene il numero dell'allenamento, la settimana, il mese, il tipo e il tipo di esercizio, magari indicandomi il suo inizio e la sua fine con i minuti del video. Ok, 10 secondi e andiamo a fare 5 minuti a fondo lungo. Adesso, in questi ultimi 5 minuti, faremo un'altra cosa che riguarda gli esercizi che non ho messo appositamente nell'area riguardante la pedalata rotonda, perché magari potevano essere troppo ripetitivi. Anche se questo che faremo adesso, un accenno, potrei aggiungerlo in futuro. Comunque, andiamo a fare, con praticamente zero resistenza o quasi, delle accelerazioni a 100-110 rpm per vedere se siamo in grado di mantenere quella pedalata oppure iniziamo a sobbalzare sul sedare, sul sedile, quando andiamo ad provare RPM troppo elevato. Quando mancano 10 secondi proviamo ad andare a 110 RPM per 10 secondi. Lasciate perdere la musica per 10 secondi, 110 RPM, via! Ok, adesso proviamo a 30, se ce l'avete fatta venite con me
proviamo a 120, altrimenti rivedete a 110. Sempre per 10 secondi. Pronti? Via! 120. Stop. Facciamo un'ultima prova a 2 minuti, arriviamo a 130, pronti? Via! E così possiamo andare avanti di seguito aumentando di ripetizione, aumentando le serie, aumentando il tempo della ripetizione e il tempo del recupero. Più riesco a mantenere salda la posizione aumentando le RPM, più vuol dire che sto imparando bene il gesto della pedalata rotonda. Vediamoci bene quest'ultimo minuto di recupero. Come sempre, se volete allungare il riscaldamento iniziale o il defaticamento finale, potete o stoppare il video nel caso state proseguendo il riscaldamento e poi riprenderlo, o lasciare andare il video e continuare da soli il defaticamento. Vi ricordo alla fine di fare stretching, cioè il video che fa vedere lo stretching da fare al termine dell'allenamento, dura circa 10 minuti, un quarto d'ora. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neppure un allenamento. Se vi è piaciuto o no, lasciate comunque un commento, le critiche fanno bene per migliorare. Spero che mi seguiate ancora. Mettete un like, suonate la campanellina e vi aspetto alla prossima lezione di Workout City Program.